Sandra Ghisneri, chiedo anche a lei, questo manca solo la sintesi politica finale, è come dire una riproposizione di quel futuro che lei, attenta osservatrice degli umori degli italiani, inizia a irritare sempre di più anche alla fine di questo anno così terribile? Dobbiamo considerare che purtroppo Covid-19 è stato un acceleratore delle situazioni già terrificanti che c'erano nel nostro paese. Come già prima diceva prima l'onorevole Giarrusso, il reddito di cittadinanza ha aiutato molta parte della popolazione. Purtroppo Covid-19 ha accelerato una parte di popolazione che prima invece accedeva ai servizi in maniera autonoma, negozianti, tantissimi commercianti, imprenditori, li ha lasciati sul lastrico, perché evidentemente la chiusura e il blocco delle attività e il mancato movimento, pensiamo al settore turistico, a tutti i settori che sono stati coinvolti. Allora, il tema è che quelle sono le proposte mancate, perché poi quello che poi arriva alla gente è la dispersione di quelli che sono i mandati, no? Dai rubinetti ai biciclette, ai monopattini, quindi non viene eletto un progetto comune, questo purtroppo è quello che manca, perché se all'interno di uno stesso progetto ci stesse tutto, ma in maniera organizzata, si troverebbe quella sintesi politica che proprio manca. E la sintesi politica manca perché le persone, almeno la metà delle persone, l'abbiamo appena testato, è convinta che ci sia una crisi politica nella maggioranza. E allora la sintesi non può esserci laddove esistono queste complicazioni. Purtroppo bisognerebbe riuscire a far capire a chi compone la maggioranza che in un momento così critico la gente non ha bisogno di sollecitazioni così dispersive. Lo so, cioè. Ci vorrebbe un'unità di intenti se non altro per procedere nel paese. Poi si arriverà alla sintesi del tema. Giarrusso.